sono un istrione, cantava Aznavour in una canzone vecchia ma bellissima. Ne so qualcosa delle maschere, ne so qualcosa degli istrioni. Sono agitatissima e quindi dirò, può essere che io dica delle cose un pochino frizzantine oggi e chiedo preventivamente scusa ai signori boss del TEDx. Sono Romina e sono una rottincuore. Mi sono sentita strana per tutta la vita. Che dici, ma che parola dici, figlia mia? Già cominci così, perché la parola strana, l'aggettivo strana, non fa avvicinare nessuno. Prima di salire tremava l'idea di pronunciarla, no? Poi mi sono detta, spero che qualcuno là fuori o qui dentro possa capire quanto sto per dire. Sono stata una bambina strana, capace di grandi isolamenti e silenzi del mio abisso e poi di parlantine teatrali. Non conoscevo vie di mezzo, ma un bambino ha tutti i diritti di essere incoerente. Voglio parlarvi del mio rapporto con lo specchio, perché secondo me non è solo un oggetto che riflette l'immagine che ha davanti. La prima lezione che ho ricevuto dallo specchio è che l'abito fa il monaco. Ecco perché ci tengo tanto a, di solito, vestirmi in maniera super frufru, perché per tutta la vita ho combattuto con la... Dentro di me avevo paura di mostrare la mia tristezza. La mia tristezza era tipo lettera scarlatta, ma che dico lettera scarlatta? Lettera patacca, indelebile come il sugo. La tristezza non si deve mai far vedere, mai. Non lo so perché. E quindi nessuno, tramite almeno i miei accessori, i miei vestiti, devono pensare che io possa essere una persona triste o possa essere stata una bambina triste. Vengo da una famiglia caotica, non siamo stati fortunati, però mi piace dire che ce l'abbiamo messa tutta, tutti quanti. Io da piccola dovevo assistere con impotenza a dei grandissimi sbalzi di umore. E dicono che un bambino possa vivere come normale qualcosa che normale non è, ma non è vero, un bambino mica è scemo, un bambino non è una copia carbone, un bambino è una spugna, al massimo un bambino è uno specchio. Io ero quella bambina che si ritrovava davanti, dalla calma piatta alla marcia su Roma con una velocità che manco la Formula 1. E sentivo il dovere, perché nessuno me l'aveva chiesto, di scongiurare quei momenti. E diventavo una pagliaccia. E da lì ho messo le prime maschere. E quindi mi inventavo un balletto strambo. Oppure dicevo l'ultima battuta che aveva fatto ridere. Alle volte ci riuscivo a scongiurare quel momento, alle volte no. E poi devo aver pensato che proprio la tristezza era un'onta, una cosa orribile. Io ero un pagliaccio esperto intrappolato nel corpo di una bambina. Lo specchio però può rivelarti anche come ti vedono gli amici vicini e lontani. C'è questo ragazzo che è cresciuto nel mio stesso quartiere, mio coetaneo, ultimamente siamo molto uniti, e tempo fa mi fa: «A Romì, ma perché non giocavi mai con noi?» E io istintivamente ho risposto qualcosa come: «Ma perché io non mi dovevo far sgamare?» E mi fa: «E che stavi sotto copertura a 7 anni?» «Eh sì, perché avevo un ruolo da mantenere. Io mi sentivo una femmina vecchia pure a 7 anni. E io odiavo la leggerezza dei bambini». Pensa, una ragazzina che si vergogna di essere una ragazzina, poi dici che sono strana. E li odiavo, loro con il loro gioco a nascondino, il loro problema magari era capire chi aveva barato. E io dicevo: «Non sarò mai dei vostri, siete dei figlioletti di puttana». Va bene, avete capito, e già mi sono fatta riconoscere al minuto 4 del TEDx, signori, lo sapevo già. Ma insomma, io penso questa cosa, che quando Dio distribuiva la leggerezza e l'innocenza, io devo essere stata in fila per il poligono, perché se loro me lo spiego. Ero un'elefantessa intrappolata nel corpo di una creaturina. Lo specchio un pochino ti spoilera che, volente o nolente, anzi ti conviene volerlo, dovrei cominciare ad amare l'immagine che hai di fronte. Allora, ho studiato tanto e poi mi sono potuta permettere la terapia e mi sono fatta vedere da uno bravo. E ho scoperto, tra i tanti problemi, perché signor mica ce ne avevo uno solo, che sono istrionica. Che, parlando in pane e salamella, diciamo, sei istrionico quando sai mettere le maschere meglio degli altri e quando pensi che solo mettendo la maschera le persone ti vogliano bene.
perché la tua vera essenza non va bene, sei convinto di questa cosa. Ci tieni tanto a sedurre l'altro, ma non a sedurre in senso suino, necessariamente. Cioè tu, nella tua testa succede questo, che o fai divertire tanto una persona o morte. E t'hanno programmato male l'amore, in un certo senso, e quindi l'amore non è per te, non è per quelli come te. E te lo dovrai sudare, ti dovrai sbattere come un omelette per ricevere l'amore. E poi la vita che fate? Dice, sei istrionica. A me Romina per esempio ha detto così, ha detto sei istrionica, io come optional te regalo pure una bella sindrome dell'impostore, che è quando tu ti senti immeritevole, quando hai paura che l'altra persona ti sgami, anche se non hai fatto nulla di male, non ti senti mai meritevole. E tu mi dirai, l'amore è una cosa a cui ambiamo tutti, e mi dirai, ma per te è l'amore o Anna in biniera? Per me è stato per molto tempo la stessa cosa, era un sacrificio, associ l'amore al sacrificio. E quando c'hai la sindrome dell'impostore e tutte queste cose, vai alla ricerca proprio dello struggle, perché quello è un codice familiare, diventi in un certo senso, lasciatemi dire, una calamita dei miserabili. Ma perché? Un po' ci ho pensato, perché secondo me dentro di te sai che cosa pensi? Pensi, magari alle volte può succedere che scegli persone anche più difficili di te da maneggiare in un certo senso, perché pensi magari che non sei solo tu il buco nero della coppia, oppure semplicemente perché, ripeto, quello è un codice familiare. E mi sono sentita per tanto tempo un mendicante intrappolato nel corpo di un'innamorata. Lo specchio però può rappresentare anche un cambiamento che dovrai essere pronto a vedere. Ora a me piace dire una cosa, che la vita è un po' mignottina. Io rivendico tanto questa parola, non parlo di un mignottone da controviale, io dico proprio mignottina, che è secondo me quella cosa che punta al sodomo, ogni tanto ti fai i prezzi buoni. Eh sì, perché cioè la sindrome dell'impostore, sì, perché almeno una gioia ci abbiamo. La sindrome dell'impostore, la cosa buona che c'ha è che se una cosa non è invalidante, almeno diventa la tua benzina, e chi c'ha la sindrome dell'impostore non si darà mai le pacche sulle spalle e cercherà sempre di migliorare, almeno questo, insomma, perché il senso della vita secondo me è imparare. E chiunque faccia terapia sa benissimo che ogni tanto bisogna andare a riacchiappare il bambino che è dentro di noi, che siamo stati, perché ancora è lì. Io ho ritrovato e riacchiappato la bambina dentro me, e sta al carcere minorile. Alle volte ancora ride da matti e vuole morire, e non lo sa se fa bene a fare la pagliaccia oppure no, ma è così, gli viene naturale. Dicono che quello che non ti uccide ti rende forte. Signori, non è vero, quello che non ti uccide ti fa un culo così, alla francese ve lo dico. Però che succede? Che a un certo punto decidi di lavorare su di te, e c'è una speranza, perché tu devi strappare il copione della tua vita che ti vuole sempre lì a mendicare, a dare per scontato che la difficoltà deve far parte della tua vita. E ricordo l'amore della mia vita, la prima volta che l'ho incontrato, perché ricordatevi sta cosa, che i rotti in cuore di solito amano gli altri rotti in cuore e non si fidano di quelli che puzzano d'amore. Puzzano. Avete presente quelli che nel momento giusto sono stati amati, danno l'amore per scontato? Che volgarità. E insomma, io faccio questo appuntamento con questa persona stupenda, armoniosa, educata, gentile, buona, aveva voglia di scoprirmi. Io ho fatto le solite domande che faccio io al primo appuntamento, tipo, ma tu hai avuto crisi abbandoniche da piccolo? E lui ha risposto come qualcosa, dice, no, io no. Dico, ma possibile, non ci avevamo avuto paura che te portassero via gli assistenti sociali? Dice, no, chi io, ma che scherzo. Sono tornata a casa quel giorno e la mia coinquilina mi aspettava e mi faceva, è questo che problemi c'ha? Mi faceva la mia coinquilina, che sapeva che io, e io ho risposto, serena, te lo giuro, è talmente bella questo primo appuntamento, questo qua è armonioso, secondo me è un signore della droga. Insomma, in questi casi qua puoi strappare il copione della tua vita, ma sai come ti senti? Ti senti una donna intrappolata nel corpo di una donna, solo più sfigata, e che deve ricominciare tutto da capo. Lo specchio ti può dire sibillinamente che dovrai essere pronta a indossare delle facce. Ora, c'è una cosa positiva, quando metti le maschere, le metti in base a chi è davanti, in teoria è perché sai leggere le persone e dici, ma sarà un bel superpotere questo.
Il problema è che io ho imparato prestissimo, per evitare i piatti rotti, a leggere le microespressioni facciali, e quindi un conto è leggere una persona perché vuoi entrare nel suo mondo, e un conto è leggere una persona perché parti già con le mani avanti che devi difenderti da chissà quale sciagura succederà. E quindi, a forza di mettere maschere, quelli come me, arriva un giorno che si chiedono: ma io chi sono veramente? Se io le levo queste maschere, ma qualcuno saprà amare la mia tetraggine? Ma qualcuno saprà rispettarmi lo stesso? Verrò abbandonata ancora? Oppure dici: che c'ho là sotto, una specie di ritratto di Dorian Gray, umano, se la levo? E allora ti senti un mostro con un superpotere de merda intrappolato nel corpo di un essere umano. Però lo specchio ti può anche rivelare, anzi ti fa la domanda e ti dice: chi sarai? Ora l'istrione mette in scena la sua vita e io, come al solito cliché, nella vita faccio la cantautrice. Solo negli ultimi anni ho imparato però a levarla la maschera, ho trovato la mia isola felice, perché io quando canto e quando scrivo, almeno per quei 3 minuti riesco a togliere la maschera. E ho deciso di scrivere solo di ombre, perché la felicità non la so descrivere, e soprattutto mi piace l'idea di ritornare da quella bambina pagliaccia o dare simbolicamente una carezza a tutti i rotti in cuore come me o quelli che devono ricominciare tutto da capo. E mi piace farlo in contrasto, perché io adoro il contrasto. Quando dicono che in questa società tutti quanti mettiamo maschere, certo nessuno vuole far vedere una crisi esistenziale sui social o mentre va a buttare la monnezza, io me ne rendo conto, ma è tutta la vita che sto lavorando per levarmele le maschere e vedo gente che sta imparando a metterle e dico: ma no, ti stai rovinando la vita. E ci tengo tantissimo a mostrarmi sempre come una specie di Barbie cantante ripulita. Anche se dentro sono così ombrosa, così crepata, ma è proprio quella è la mia armatura, non me la levate mai, anzi faccio selezione alla porta, così, perché se ti basta vedere, ecco, questo aspetto di fuori, no? Questa armatura, e di pensare che io sia frivola, ma va bene così. E sono una cantautrice di nicchia, la cosa bella è che nessuno dice mai, però la voglio rivendicare, è che quando tu fai parte di una nicchia, non è che bombardi tutti i giorni le persone in TV. Le persone che ti scelgono ti hanno scelto veramente, e per quello che sei, e quindi più vai avanti e più in quei 3 minuti che canti e che scrivi la canzone ti dimentichi di nasconderti e di metterti la maschera. E anche se non so che cosa sarà di me, però mi piace però descrivermi nonostante il contrasto e dire: vabbè, mi sento un muratore intrappolato nel corpo di una vamp. Ora forse mi chiedo spesso: ma sbaglio io che mi sento sempre sbagliata? O sbagliano le persone che ci tengono sempre tutti i giorni a mostrarsi come moralmente superiori, quelli che ti devono insegnare la vita, quelli che si devono sentire sempre meglio e che ti devono ribadire che stai sbagliando? Forse quelle maschere sono io, cioè sono parte di me. Forse le persone a volte rappresentano degli specchi, ma a volte ci stanno degli specchi orrendi in giro nel mondo. Ogni tanto ritorno da quella bambina pagliaccia e le dico che alla fine doveva andare così e non poteva portare maschera migliore. E per una volta, una santa volta, la stranezza forse è la cosa più vera che c'ho. E adesso, se con il vostro permesso, vorrei levarmi la maschera per 1 minuto e mezzo e vi ringrazio con tutto il cuore. Grazie. Io ci credo in Dio, ma lui forse non mi crede. Saputo che lui non è un fan della felicità, e dove sta scritto che un prigioniero non abbia pretese? Io voglio la luna e anche un cerotto per le mie crepe, ma io che ne so cosa sogna un artista. Io piango le mie melodie, ma poi basta. Vuoi seguirmi? Tenere.
Portone.